Sono rimasto soddisfatto perché sono state soprattutto accolte due nostre richieste che in questi mesi erano state pressanti. Immediato consolidamento degli impianti di videosorveglianza, quindi il 6 marzo si parte a cominciare dal quartiere sanità e poi si allargherà nelle altre parti non ancora coperte, poi rafforzamento con le forze dell'ordine ordinarie del controllo del territorio, con più presenza, più incisività, e quindi anche da questo punto di vista mi sembra un accoglimento della nostra richiesta, che avevamo sempre detto: più mezzi, più personale, più risorse. L'esercito va bene per gli obiettivi sensibili, ma la prevenzione e la repressione fanno le forze dell'ordine. Il ministro dell'Interno ieri è stato molto chiaro, quindi su questo anche c'è stata una convergenza, quindi mi è sembrato un comitato molto costruttivo, propositivo ed efficace. Quelle in telecamere invece decumani, inaugurate anche con una conferenza alla regione, sono funzionanti? Quelle sono, credo, funzionanti, quelle le ha messe la regione Campania, quelle decumane, quindi noi adesso siamo al 52% del territorio coperto, credo quelle dei decumani siano funzionanti.